Manipolava tutti, compresa la famiglia, ma Chiara, la sorella, soprattutto Chiara, la sorella di Giulia, aveva una percezione molto chiara, molto forte, no, della vera natura di Impagnatiello, tanto è vero che Impagnatiello la temeva, temeva molto la sorella di Giulia. Allora, e poi c'è la parte della difesa di Impagnatiello. Sentite cosa dice l'avvocato Giulia Gerardini. Dobbiamo depositare entro il 10 maggio la nostra consulenza in modo che sia la Corte sia l'avvocato di parte. Che tipo di consulenza è? Avete visto i testimoni, sono uno psicologo e uno psichiatra, quindi legato a quell'aspetto. Due professionisti che immagino siano già andati a visitare, infatti devo entrare. Ci hanno redatto questa consulenza sulla base dei colloqui che hanno sostenuto. Sì. Sono stati fatti degli incontri e è stata redatta una perizia che verrà depositata e sulla base di questo poi ci sarà l'esame. Allora, vediamo se la dottoressa Bruzzone può in qualche modo intuire. Allora, è una consulenza, viene depositata, quindi... cominciamo col dire che non è una perizia. È una consulenza. Che sia un avvocato a nominarla in questo modo, che la perizia è una consulenza specificamente disposta da un giudice. Certo. Questa è una consulenza di parte, per carità, sicuramente con pari dignità scientifica, ma chiamarla perizia è tecnicamente proprio errato. Ma chi è che l'ha chiamata perizia? Può essere una perizia disposta. L'avvocato che ha... Ah, l'avvocato, guarda, non l'avevo neanche sentita perché... Io, siccome per me è una roba che proprio mi fa venire la pelle d'oca. Immagino, consulenza della parte. Consulenza e perizia sono due mondi separati, quindi okay. Bisogna tenerli tali. Non è una perizia perché l'hanno disposta loro, una consulenza di parte. Per un attimo l'avrò detto io, consulenza, no, l'ha detto l'avvocato. Vabbè, no, quindi... no, l'ha detto, no, non temilo, l'ha detto l'avvocato, okay. Se no non mi sarei permesso. Ma no, ma ci mancherebbe, anzi, il ruolo degli specialisti, degli esperti è proprio quello di correggere chi queste cose, diciamo, non le fa per mestiere. No, però a ragion veduta, se lo dice un avvocato, mi preoccupa maggiormente. Vabbè, ma questo, ripeto, la mia fissazione. Preoccuperà il suo assistito magari. Preoccuperà eventualmente, cioè io mi preoccuperei se un avvocato confonde la perizia con la consulenza, ma così è per un mio sentore personale. Primo punto. Secondo punto, cosa potranno venire a dirci? Insomma, non ci vuole secondo me la sfera di cristallo, verosimilmente avranno fatto una valutazione approfondita, certamente, in cui emergerà un profilo narcisistico di personalità, un funzionamento quantomeno narcisistico, evidentemente piuttosto grave, una scarsa se non totale assenza di empatia e che sicuramente una focalizzazione sui propri bisogni che potrebbero, questo interpretando in chiave futuristica il pensiero dei consulenti, che potrebbero aver influenzato la decisione di agire d'impeto al momento in cui il suo castello di menzogne veniva scoperto. Quindi più che un discorso legato alla capacità di intendere e di volere, che qui mi pare francamente diciamo discutibilissimo pensare di mettere in discussione, poste le circostanze in cui matura questa vicenda, compreso l'avvelenamento progressivo precedente al delitto, ma credo che qui sia fondamentalmente una partita che si gioca sulla premeditazione, ossia sul farla decadere, perché è uno, diciamo, degli aggravanti maggiormente fastidiose dal punto di vista del capo di imputazione. Non che cambierebbe granché, come abbiamo già anticipato nei giorni scorsi, col tipo di aggravanti contestate, anche laddove dovesse decadere, non ci credo neanche un po', la premeditazione, non è che comunque questo farebbe scampare l'ergastolo al signor Impagnatiello, però questo è, credo, l'unico obiettivo verosimilmente perseguibile in un contesto di questo genere, certo. Perché che questo sia capace di intendere e di volere non ci vuole certo, insomma, la riesumazione di Freud per stabilirlo.